Buon pomeriggio, sono le ore 14 ed è martedì. Il martedì su Teleambiente, sui canali social di Capire per Prevenire, si parla di medicina, si parla di prevenzione, si parla di salute. L'argomento di oggi è un argomento un po' particolare. Ho voluto invitare il professor Giorgio Palazzini, chirurgo di Roma, lo conoscono tutti nell'ambito della chirurgia italiana, perché organizza il congresso di chirurgia probabilmente più importante di tutta Italia. È un congresso avveniristico, è un congresso che precorre i tempi. Perché? Perché è fatto di modernizzazione, è fatto di attualità. Ce lo faremo spiegare tra qualche istante dal professor Giorgio Palazzini, che è ospite oggi, graditissimo, della mia trasmissione del martedì. E perché l'ho voluto così dedicare a questo congresso? Per farvi vedere come, anche grazie all'impegno del professor Palazzini, la tecnologia entra sempre di più nelle sale operatorie e l'innovazione soprattutto deve correre insieme alla prevenzione. Perché? Perché poter fare prevenzione con le nuove tecnologie sicuramente dà quel claim, quella parola d'ordine che è un po' la parola d'ordine di Capire per Prevenire. La prevenzione è la medicina più efficace. Per cui non andate via, c'è da vedere, c'è da curiosare e soprattutto voi che magari non siete addetti al lavoro, non siete medici, non siete chirurghi, potete vedere che mondo gira intorno alla chirurgia italiana. Ok, allora non voglio assolutamente rubare tempo all'ospite di oggi di Capire il Prevenire, il professor Giorgio Palazzini, al quale diamo il benvenuto. Ciao Giorgio. Ciao Stefano, grazie per l'invito a questa tua idea, a questa tua trasmissione che da tanti anni seguo e ormai ci conosciamo da una vita, no? E quindi mi fa molto piacere essere qui con te, con tutti i tuoi seguaci, chiamiamoli così, perché ormai il social segue il mondo assolutamente e quindi va sviluppato sempre più. Tu me l'hai sempre detto che dovrei seguire un pochino di più i social per sviluppare le mie idee. Questo congresso di cui parliamo oggi è nato tanti anni fa, nel 1985. Io sono un amante della chirurgia, ma un amante di tutto quello che è tecnologia. E quindi da giovane specializzando allora, amante delle suturatrici meccaniche, di quello che c'era di nuovo in quell'epoca, parliamo di 35 anni fa, ritornando dagli Stati Uniti avevo visto questi nuovi prodotti, questi nuovi gioielli per fare le anastomosi intestinali, pensai di parlarne qui in Italia e siccome durante i vari congressi che avevo seguito tutti erano incuriositi da queste novità, decidemmo di fare un piccolo congresso, eravamo solamente 350 persone nell'aula, diciamo, del CNR, se la regia può mandare in onda il video che fa vedere proprio quello che succedeva 35 anni fa. E furono trasmessi degli interventi in diretta dalla sala operatoria della terza clinica chirurgica del Policlinico Umberto I al CNR per far vedere questi prodotti. Poi, con l'avvento della chirurgia laparoscopica all'inizio del 1990 e anche le tecnologie sono evolute. Allora nel primo congresso usavamo dei ponti radio e si è incominciato a utilizzare internet per le prime volte, eravamo agli albori e incominciamo a collegare non solamente l'Istituto di Terza Clinica Chirurgica ma anche altri ospedali e collegammo nel 1991 il Milano e il Fate Bene Fratelli dove c'era Enrico Croce, Zingogna dove c'era Novellino, che erano coloro che avevano iniziato la chirurgia laparoscopica in quell'epoca e diciamo che sono personaggi che ormai è qualche anno che sono in pensione perché erano già, diciamo, quarantenni allora e passando 30 anni sono diventati settantenni e quindi sono andati in pensione. Diciamo che io sono l'ultimo dei moicani, come si suol dire, l'ultimo che è rimasto in circolazione fra
un po' anch'io uscirò di scena, però amante di questo evento siamo arrivati alla 33esima edizione. Come potete vedere si vedono persone che sono sedute addirittura per terra perché c'era tanta la voglia di apprendere queste nuove tecnologie che fummo costretti a cambiare sede, andare in una sede più grande. Era il 1999 e vedete qui la fila di persone che veniva a questo congresso, che erano addirittura nel 1999 erano addirittura 3.500 persone, quindi per farvi vedere quanto c'era di interesse da parte del mondo dei sanitari per queste nuove tecnologie, perché noi ogni anno cerchiamo di portare qualche novità, che può essere una novità tecnologica come può essere la novità di una nuova metodica di intervento. C'è Giorgio, adesso mentre vediamo queste bellissime immagini storiche di questo congresso stupendo di chirurgia, ci sono già degli amici che ci salutano, tipo Patrizia Di Casali, la vedo, così come Alfonsina. Ecco, vedete, la regia subito ci fa vedere. E grazie per il buon lavoro. Guardate che meraviglia, guardate che organizzazione. Era qualcosa di impensabile a loro, vero Giorgio? Continua pure. Come diceva Stefano, era qualcosa di impensabile, tant'è vero che nel 2019 abbiamo presentato la realtà virtuale per primi in anteprima mondiale e insieme con la collaborazione con TIM e con 5G potremmo fare dei collegamenti in tempo reale con l'ospedale di Terni. Vedete che da quell'immagine si vede che sto collaborando con i colleghi che stavano operando. Allora c'era il collega di Pechino, il professor Wu, anche che era venuto ospite, il professor Parisi a Terni, che faceva questi interventi in diretta e io collaboravo con loro a distanza. Poi, come vi dicevo, tutti gli anni presentiamo delle novità e la novità che vedremo quest'anno al congresso sarà quella di poter vedere e assistere degli interventi fatti dai colleghi cinesi in telechirurgia a distanza, ovvero sia sarà un robot guidato da un uomo che starà a 2000 km dal tavolo operatorio. Quindi è l'inizio di una nuova modalità di fare chirurgia. Un collega sta operando a Milano, si trova in difficoltà, mi contatta e io lo seguo passo passo per dargli un aiuto. Se poi fosse necessario, essendo questa una chirurgia robotica a distanza, potrò intervenire con i miei joystick a distanza e quindi collaborare con lui in questi interventi. Vedete nei filmati masse distese di cavi che connettono, perché in questo evento si trasmettono 22 interventi in contemporanea, quindi ci sono 22 sale operatorie che sono collegate contemporaneamente e quindi capite l'importanza che ognuno di noi può seguire l'intervento che più preferisce. C'è chi preferisce vedere la chirurgia del fegato, la chirurgia dello stomaco, chi la chirurgia dell'esofago, e quindi diamo a tutti la possibilità di vedere la chirurgia che lui preferisce abitualmente fare e vedere se ci sono delle novità per poi poterle riportare nell'ambito della propria sala operatoria. E questo è molto importante, tant'è vero che durante questi due giorni di attività lavorativa che facciamo si vedono dai 150 ai 200 interventi che, una volta fatti questi interventi, vengono registrati e messi su un sito dedicato, perché così sia gli studenti sia gli specializzanti, sia anche chi non è studente o specializzato, potrà continuare a seguire. Vedi come la gente sta cominciando ad osservare e quello che stiamo mandando in onda. Possiamo tornare in studio perché il video è terminato. Vedi Assunta Tedesco dice: impressionante la tecnologia, questo è il primo. Il primo saluto, poi il successivo commento dice che comunque la tecnologia è impressionante, è una magnificenza. In realtà, cara Assunta, la tecnologia, non so se avete letto tra le righe quello che ha detto il professor Palazzini, è una cosa veramente meravigliosa. Cioè, se un collega, un chirurgo, si dovesse trovare lavorando sul robot in difficoltà o dovesse avere dei problemi, oggi può assolutamente essere tutorato, essere aiutato da un altro collega che si trova anche a migliaia di chilometri, il quale, lavorando da casa propria con le proprie strumentazioni, può far muovere lo strumento in quella sala operatoria. Giusto, Giorgio? Dico bene? Per cui è un vantaggio enorme
per due persone, per due, diciamo, importanti personaggi. Il chirurgo, perché si sente comunque sempre protetto dalla possibilità di essere eventualmente aiutato, ma soprattutto per il paziente, è un beneficio enorme, no Giorgio? Indubbiamente, come diceva Stefano, la possibilità di avere un tutor sempre a fianco, perché nessuno è nato imparato, c'è sempre una prima volta, quindi può capitare qualcosa. L'essere umano, l'organismo non è identico per tutti, qualche variante c'è, e quindi andando avanti negli anni uno accumula l'esperienza, quindi chi è più anziano può avere più esperienza di uno giovane, quindi si mette a disposizione dei colleghi che, qualora ne avessero bisogno o necessità, possono tranquillamente mettersi a disposizione del collega nonché del paziente stesso. Se volete fare una domanda, se volete fare un qualsiasi quesito al professor Palazzini, scusate, anche non inerente a un problema medico, così una curiosità, è il momento buono per fare una domanda, per scriverla, e cercheremo di rispondere immediatamente alla vostra curiosità. Devo dire che la possibilità oggi di vedere cose nuove, di impararle e di vedere comunque come funziona un mondo che a voi sembra semplice, o perlomeno è un mondo che sembrerebbe che non ha bisogno di tecnologia, in realtà no, è veramente il fulcro, il cuore del mondo tecnologico. Adesso noi ci fermiamo per un secondo e vi facciamo così passare, se Giorgio è d'accordo, lo spot proprio di presentazione del congresso che, come sapete, si terrà tra pochi giorni. Per cui, se sei d'accordo, Giorgio, ci fermiamo e mandiamo assolutamente pulito lo spot di presentazione, dove il professor Palazzini spiegherà anche come ci si fa a collegare. Purtroppo questo però è un congresso medico, per cui è per le persone addette ai lavori. Però è importante farvi vedere un po' come funziona il tutto. Per cui prego la regia di mandarci lo spot di presentazione dell'evento e noi ci rivediamo fra circa 3 minuti. 33esimo congresso chirurgia apparato digerente. 19esimo corso per infermieri di sala operatoria. 24 e 25 novembre 2022. Io adesso esco. Manca davvero poco all'appuntamento con il congresso e, visto l'attuale andamento della pandemia da Covid-19, abbiamo deciso di svolgere anche questa edizione 2022 del congresso interamente online. Abbiamo tenuto in considerazione gli ottimi risultati delle ultime due edizioni online. Oltre 60.000 utenti al congresso 2020 e oltre 70.000 nel 2021. You are 11 in hospitality. Speedrun connection audio. Thank you. Professor Wang, thank you for your... Come fare per seguire questo congresso online? Basta collegarsi su laparoscopic.it per vederlo in HD e avere banda a sufficienza almeno 10 megabit, registrarsi, entriamo dentro il sito, andate sul pulsante live e sull'indice dei canali potete scegliere uno dei 22 canali collegati e automaticamente ci collegheremo con le sale operatorie dell'ospedale da noi prescelto. Qui avrete la possibilità, se lo riterrete opportuno, di fare anche le domande direttamente all'operatore. Potete, con lo stesso login e password, vedere 4-5 canali in contemporanea. Come vi dicevo, è fondamentale essere collegati con lo stesso indirizzo IP. La cosa importante è che, collegandovi velocemente, già da adesso potete vedere su laparoscopic.tv tutti i 5.000 interventi registrati negli anni passati, che è un buon vocabolario di interventi chirurgici, perché vedete cosa è accaduto negli ultimi 15 anni della chirurgia laparoscopica ed open, fatta al nostro congresso. Questo è il congresso del professor Giorgio Palazzini. Oltre 150 interventi di live surgery a confronto dai 5 continenti
per illustrare tutte le novità in anteprima mondiale sulla chirurgia digestiva, sia con approccio laparoscopico che con tecnica open, insieme ai consueti aggiornamenti scientifici e pratici e alle nuove tematiche. Gli argomenti proposti dall'edizione 2022 verteranno sulle innovazioni tecnologiche dentro la sala operatoria, ma anche al domicilio del paziente, per un aggiornamento professionale a 360 gradi. A tal fine abbiamo rinnovato la collaborazione con l'Istituto per i Polimeri, Composti e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con il Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita e AICO, Associazione Italiana Infermieri Camera Operatoria. Anche per il 2022 tutti i partecipanti al 33esimo congresso di chirurgia dell'apparato digerente e 19esimo corso per infermieri di sala operatoria potranno usufruire di 50 crediti ECM gratuiti. Tutti coloro che avranno una permanenza pari almeno all'80% dei lavori potranno accedere gratuitamente a due corsi FAD per complessivi 50 crediti da svolgersi dopo il congresso. Vi ringrazio per essere rimasti collegati e aver seguito questo breve filmato, sperando che anche quest'anno riusciremo a superare il numero abbastanza elevato dell'anno scorso di 77.000 persone che si sono collegate da tutto il mondo, magari con 100.000. Grazie, a presto. La sfida non si ferma. Il professor Palazzini vi dà appuntamento online al 33esimo congresso di chirurgia dell'apparato digerente e al 19esimo corso per infermieri di sala operatoria il 24 e 25 novembre 2022. Allora, avete visto alcune cose che sono cambiate, di cui entreremo nel particolare. Allora, grazie a Assunta, Patrizia e Wanda che avete fatto delle domande durante la visione di questo video, fra poco vi risponderemo. Allora, quello che volevo dire al professor Palazzini, se voi avete notato, si è visto nel filmato precedente, quello storico, dove non so, si è fatta un po' la storia di questo bellissimo congresso di chirurgia, che vi vorrei insomma sottolineare che è uno dei congressi di chirurgia italiano più importante, italiano relativamente, perché quest'anno ha veramente, cioè sono già diversi anni, un paio di anni almeno, che è andato fuori dai confini italiani, è andato in tutto il mondo, ma ce lo spiegherà a breve il professor Palazzini. Avete visto come negli storici si stava dentro un'aula magna, cioè si stava in una gigantesca aula dove addirittura i chirurghi che osservavano gli interventi sui megaschermi dovevano sedersi per terra perché non c'erano postazioni. Purtroppo è arrivato un nemico anche non solo nostro personalmente, ma anche del congresso di laparoscopia del professor Palazzini, che si chiama Covid, per cui il professor Palazzini, per continuare nella sua opera comunque di divulgazione della tecnologia, della modernizzazione, delle nuove tecniche chirurgiche, si è adeguato e ha creato un mondo tutto online. È vero, no? Cosa hai creato? Diciamo che questo evento ha incominciato a uscire fuori dalle aule e quindi siamo andati su internet, abbiamo messo a disposizione di tutti i colleghi che volevano la possibilità di collegarsi e seguire direttamente online su questi 22 canali che avevamo fatto. Avete visto, nell'aula prima c'erano fino a 15 schermi e con la possibilità di internet siamo riusciti ad arrivare a 22, volendo si potrebbe arrivare anche di più, in modo tale che uno possa fare lo zapping come facciamo quando guardiamo la televisione, no? Non ci piace un film e passiamo a quello successivo e via di seguito. Noi abbiamo creato questo congresso negli ultimi 2 anni con 22 canali e questi gli utenti che si collegano hanno la possibilità di vedere questi 22 canali. In contemporanea avete sentito sul video di presentazione fino a 4 schermi, uno può mettere 4 computer e quindi seguire contemporaneamente 4 video. Questa possibilità ci ha dato l'opportunità di andare a finire su tutti e 5 i continenti, tant'è vero che nel 2021 abbiamo avuto, anzi nel 2020 abbiamo avuto 66.000 utenti che si sono collegati da tutto il mondo.
mentre nel 2021 abbiamo superato quota 70.000 e, come dicevamo nel video, speriamo di superare quota 100.000 quest'anno, il 24-25 novembre. Perché questo? Perché abbiamo scoperto un mondo nuovo, che è il mondo asiatico. Cina e India si sono riversati sul nostro congresso, tant'è vero che nel 2020 abbiamo avuto qualche problema di difficoltà perché avevamo tarato il nostro server su 30.000 utenze in contemporanea, invece siamo stati costretti strada facendo, proprio al, così, come si suol dire, al volo, l'upgrading del server per portarlo fino a 70.000 utenti in contemporanea. Quindi quest'anno ci siamo preparati per superare quota 100.000. Sembra che questo congresso non interessi più solamente il mondo chirurgico italiano, ma il mondo chirurgico internazionale. Tant'è vero che c'è anche una traduzione con i sottotitoli in contemporanea, ognuno di loro sceglie la propria lingua. Allora, avete capito che cosa significa voler essere al passo con i tempi? E direi che il professor Palazzini è assolutamente al passo con i tempi. Assunta, sì, il commento che fa alle 14:12 dice che questa cosa è impressionante, i pazienti non dovranno avere più paura. Sicuramente i pazienti devono sapere che dietro il mondo della chirurgia, dove c'è bisogno comunque sempre del chirurgo, ci mancherebbe, non è la macchina, la tecnologia, c'è sempre l'uomo dietro a tutto questo, però certamente oggi l'uomo è molto più agevolato rispetto ai tempi, diciamo, un po' più antichi, rispetto all'approccio, proprio alle tecniche chirurgiche. Non so se avete un po' sentito il professor Palazzini che parlava di suturatrici meccaniche all'inizio di questa trasmissione, cioè di come con l'avvento delle suturatrici meccaniche, lui è stato un pioniere, è stato uno dei primi a Roma, all'Università di Roma Sapienza, a portare le suturatrici meccaniche, che oggi come oggi sono di uso comune, si usano in continuazione in chirurgia, sono diventate praticamente familiarissime a tutti quanti, però voi immaginate quanti anni fa. 33esimo congresso, 24 novembre e 25 novembre a Roma. 33esimo, sono tanti anni, no Giorgio? 1985, esattamente. Che giorno, ecco qua, vedete, grazie alla regia che ci manda proprio la locandina di questo congresso, che viene fatto a Roma, ma in realtà Roma è la città da dove questo congresso parte, poi in realtà questo congresso raggiunge i 5 continenti, giusto? Esattamente. Per cui Roma è simbolica per questo congresso. Una volta bisognava venire a Roma perché il congresso si svolgeva all'auditorium, no, di Roma, l'auditorium del Massimo, se non vado errato. Sì, no? Massimo a lei. E sempre lì viene svolto, solo che non è più nella grande sala, ma l'organizzazione prende una parte dell'auditorium dove deve mettere dentro questa macchina infernale enorme che deve distribuire le informazioni che arrivano da 18 camere operatorie contemporaneamente, le deve distribuire in tutto il mondo. Immaginate che sforzo tecnologico. Ringraziamo anche tutti i tecnici, no, che collaborano con te da tanti anni. Sono 50 persone che lavorano a questo congresso. Vediamo che cosa ci dicono. Vedi, sono tutti complimenti legati alla tecnologia. Falle pure passare. E così sentiamo le nostre amiche. Vedi, Patrizia dice grazie al professor Giorgio Palazzini, siete dei geni addirittura, leggo, e che meraviglia di tecnologia, Wanda Bruno dice, è una meraviglia veramente, e questo lo dobbiamo a tante cose, ma soprattutto ad aver avuto l'intuito di voler divulgare quello che era un atto riservato solo a pochi, no? Perché una volta nelle sale operatorie, voi vi ricordate l'immagine, no, del chirurgo che operava, e al di sopra della sala operatoria c'erano queste vetrate dove gli studenti di medicina andavano ad osservare il chirurgo che operava, e solo per pochi eletti c'era la possibilità di osservare l'atto chirurgico di quel bravo chirurgo che stava operando. Grazie anche all'intuito del professor Palazzini, questa possibilità non è stata più data ad una nicchia di persone, no Giorgio, ma a tutta l'Accademia Chirurgica d'Italia e adesso del mondo. Per cui
è veramente una bellissima cosa. E di che cosa si parla? Quali sono i temi principali di questo congresso? Io ho un foglio qui dove me li sono un po' segnati, però ne parliamo magari insieme, Giorgio, no? Quali sono, diciamo, gli argomenti che vengono trattati? Maggiormente sono la chirurgia dell'apparato digerente, perché è quella più diffusa, però come tutti gli anni avremo anche dei chirurghi vascolari, dei chirurghi ortopedici, degli urologi che parleranno delle loro branche chirurgiche, perché la chirurgia è tutta chirurgia. Ci sono poi dei settori specifici, ma diciamo che dall'esofago al retto è il tema principale di questo congresso, ma non per questo, considerando che ci saranno anche degli studenti di medicina degli ultimi anni e degli specializzandi, per far vedere loro cosa accade anche nelle altre branche chirurgiche, tipo la chirurgia vascolare, la chirurgia ortopedica, e la chirurgia urologica e otorino, e quindi diamo la possibilità in qualche canale di vedere anche questo tipo di interventi. Per quanto riguarda gli studenti di medicina e gli studenti delle scuole di specializzazione, loro hanno la possibilità di seguire, sì, questo congresso in che modo? Direttamente iscrivendosi al congresso su laparoscopic.it, c'è proprio la sezione specializzante, l'iscrizione è gratuita, quindi non c'è nessun problema. Questa è una bellissima notizia, ma soprattutto è una bellissima opportunità che hanno tutti i giovani medici che hanno deciso di intraprendere questa carriera, questo lavoro, questa importante professione che è quella della chirurgia. Possono gratuitamente, iscrivendosi al congresso, entrare nelle stanze virtuali, ma che poi tanto virtuali non sono perché sono reali, solo che sono online, delle varie sale operatorie che si succederanno durante, esatto, la giornata. Vi ricordo il 24 e il 25 novembre, dalla mattina alla sera. Si comincia la mattina presto, chi lavora in sala operatoria sa che si comincia presto e purtroppo si finisce anche tardi, no? Sì, anche perché la caratteristica di questo congresso è che si incomincia con il Giappone, l'Australia, la Cina, la Corea, e quindi indubbiamente dobbiamo cominciare alle 7:30, 7:45 per finire in California verso le 19. C'è anche quest'altro di problema, giustamente, che è il fuso orario. E ho preso questo foglio perché così il professor Palazzini ha parlato un po' dell'apparato digerente, che è il tema conduttore di questo congresso. In realtà mi aiuto dicendo quelli che sono gli argomenti principali del congresso: le complicanze in chirurgia, le patologie colorettali, le malattie da reflusso gastroesofageo. Quante volte abbiamo parlato di reflusso qui, sulla Capire per Prevenire, su Teleambiente, sulle nostre piattaforme social, per cui pensate quanto si sta andando avanti sul trattamento del reflusso gastroesofageo, le ernie inguinali, la paroceli, le calcolosi delle vie biliari, tutti i temi che abbiamo stressato in tutti i modi durante le nostre trasmissioni dell'anno. La chirurgia endocrina, la chirurgia del pancreas, la chirurgia epatica e, perché no, la chirurgia bariatrica. Per quanto riguarda la chirurgia bariatrica, non andate via, perché? Perché la prossima settimana ci sarà ospite il professor Maurizio Muscaritoli, ma ne parleremo tra qualche minuto, perché mancano un minuto alla fine della trasmissione, un paio di minuti. L'ultimo minuto lo diamo al professor Palazzini, che vi darà le sue conclusioni e vi inviterà così a divulgare questa informazione. E ci uniamo alle belle parole sia di Wanda delle 14:23 che di Assunta delle 14:27, che ringraziano personalmente e mi associo veramente con affetto, si complimentano con il professor Giorgio Palazzini. Allora Giorgio, un minuto tutto tuo. Sono io che ringrazio te, Stefano, per avermi invitato ancora una volta alla tua trasmissione, e ringrazio tutti gli utenti che si sono collegati per sentire parlare non tanto di sanità, ma sentire che cos'è un congresso, che magari a tutte le persone può anche non interessare, però abbiamo parlato di quello che succede all'interno di una sala operatoria, ma anche all'esterno, di come sta evolvendo. Magari in un'altra volta possiamo parlare di chirurgia robotica, di chirurgia a distanza, di queste cose che la gente pensa che sia il futuro, ma in realtà siamo già in fase attuale. Specialmente in Cina sono moltissimi ormai gli interventi che vengono fatti a distanza, e credo che abbiano superato quota 1000, che non è un piccolo numero, ma è un grosso numero, considerando
come dire, la tecnologia che viene impiegata, che non è poca, sono tantissime le cose che vanno messe a punto e collaudate per essere efficienti. Perfetto, grazie. Allora Giorgio sicuramente tornerà, magari la prossima volta ci parlerà da grande maestro com'è, magari della calcolosi della colecisti, di qualche argomento di chirurgia, del trattamento dei laparocelli, per esempio, per via laparoscopica, delle ernie inguinali, possiamo parlare di quello che volete, per cui ci prometti che tornerai per parlare questa volta però di un argomento di chirurgia che sta tanto a cuore ai nostri amici. Grazie veramente di aver partecipato alla nostra diretta di oggi. Grazie a voi tutti. E per quanto ci riguarda, invece, noi ci vediamo martedì prossimo alle 14 sempre. Il martedì è la giornata di Capire per Prevenire. E quale sarà l'argomento? L'argomento della prossima settimana sarà il sovrappeso. Il sovrappeso è un argomento che tratterà il professor Maurizio Muscaritoli, che è un specialista in medicina interna e in nutrizione clinica, e verrà e cercheremo di capire insieme a lui quali sono le soluzioni migliori per poter seguire una dieta realmente equilibrata. Parliamo di un docente dell'Università di Roma, un direttore di cattedra, un direttore di un importante istituto del Policlinico Umberto I di Roma, che come voi tutti sapete è il Policlinico Universitario della Sapienza Università di Roma. Per cui non mancate all'appuntamento di martedì prossimo. Mentre per chi è affezionato al Capire per Prevenire mattina, domani mattina alle ore 11.30, il professor Andrea Arcieri parlerà come al solito di un problema osteoarticolare, perché si occupa particolarmente di questa patologia. Domani stresseranno ancora di più un argomento che sta a cuore a tante persone, la fibromialgia, per cui non potete mancare all'appuntamento di mercoledì mattina, di domani mattina alle 11.30. Arrivederci a tutti, a martedì prossimo.